Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, da questo splendido panorama che ogni giorno ci accompagna qui da Padre Pio TV con la chiesa di San Pio da Pietrelcina, per raccontarvi anche quello che accadeva anche in questi giorni qui a San Giovanni Rotondo, nei giorni legati al novenario per Santa Rita da Cascia. C'è proprio un episodio che è legato a Padre Teofilo Dal Pozzo. Ce lo racconta in Detti Aneddoti di Padre Pio proprio Padre Costantino Capobianco. Lui racconta che Padre Teofilo, che fu superiore provinciale di questa provincia religiosa, un frate cappuccino toscano, venne chiamato per predicare la novena a Santa Rita proprio nella chiesa di Sant'Eligio a Foggia, accanto alla chiesa dei Cappuccini di Sant'Anna, dove i frati di Padre Pio si ritrovano come ogni anno a predicare la festa e soprattutto la novena e quindi la festa di Santa Rita. Per alcuni giorni, scrive Padre Costantino, andò a supplire anche nella nostra chiesa di San Giovanni Rotondo il predicatore del mese di maggio. Quindi Padre Teofilo Dal Pozzo si ritrovava a fare due prediche contemporaneamente in quei giorni, una dopo l'altra, recandosi dapprima a San Giovanni Rotondo, poi tornando a Foggia, e poi la stessa cosa faceva per alcuni giorni. Proprio per questo episodio Padre Pio per un paio di giorni tacque, scrive Padre Costantino, ma poi, e glielo riferì proprio lo stesso Padre Teofilo Dal Pozzo, lo avvertì confidenzialmente, ma seriamente, utilizzando col suo dialetto beneventano un'espressione, un detto, e disse: «Oh, ma che stai facendo? Usai che stai in goppo petrusino», ovvero per noi meridionali è chiaro che cosa significa stare sul prezzemolo, ecco il petrusino, il prezzemolo, significa reggersi e non reggersi, stare un po' dappertutto. E chi l'avrebbe mai pensato? Si chiede Padre Costantino Capobianco. Il Padre Teofilo era sì eccessivamente dinamico, ma era anche pieno di salute. Eppure quello di Padre Pio era un vero e proprio avvertimento, che a breve scadenza ebbe una vera e propria conferma. Lo scrive Padre Costantino. Dopo 3-4 mesi Padre Teofilo, che si riteneva di avere soltanto pochi disturbi, si ammalò di tumore allo stomaco e solo un mese dopo la manifestazione di quel male passò ad altra vita.